Sono contento del gol, ma più che altro per la squadra perché diamo un segnale forte che non molliamo mai, anche quando siamo in difficoltà ci mettiamo la faccia, quindi sono contento per quello. Eri andato vicino al gol qualche minuto prima con quell'azione prepotente che aveva visto poi il pallone terminare sull'esterno della rete, ma questa sera, almeno per quello che abbiamo visto dalla tribuna, sono stati proprio i giocatori che sono entrati in campo a gara in corso a cambiare la partita, tu del Sole Monachello. Sì, il mister mi ha detto di mettermi sulla fascia terzino per spingere. Ho creato quell'occasione, peccato per come è andata a finire, perché se tiravo sull'altro palo magari potevo fare gol. Peccato, però siamo sulla strada giusta. C'è stato molto nervosismo proprio dopo il tuo gol, ci sono state le proteste dei giocatori della panchina del Cosenza. Insomma, questa sera avete trovato un ambiente anche caldo qui a Cosenza. Sì, sicuramente è un ambiente caldo dove non è facile venire a imporre il proprio gioco, però come ho detto prima, siamo una squadra che non molla mai, quindi anche nelle difficoltà siamo riusciti a guantare un punto e va bene così, continuiamo su questa strada. Lunedì c'è la gara con il Lecce, una gara importante. Tornerete allo Stade Adriatico, cercherete di far dimenticare ai tifosi la sconfitta con il Cittadella. Tu ovviamente cercherai invece di guadagnarti un posto da titolare dall'inizio, proprio sulla fascia, perché no? Sicuramente è una partita non facile, Lecce è una buona squadra, però veniamo da una sconfitta un pareggio, quindi vogliamo imporre il nostro gioco e portare a casa i 3 punti se ci riusciamo. Per chiudere, cosa nella gara con il Cittadella e questa sera non ha funzionato a dovere nel Pescara rispetto alle precedenti esibizioni? Perché fino a 10 giorni fa avevate giocato sicuramente delle ottime partite, questa sera e con il Cittadella qualcosa di meno buono si è visto, secondo te, per te? Ci sta, dopo la decima partita ci sta un po' di stanchezza, non, come ho detto prima non possiamo fare 10 partite al meglio, però adesso stiamo bene, anche chi entra dalla panchina sta sempre bene, si fa trovare pronto e quindi continueremo così.